Precariato nel Calatino, la storia infinita dei lavoratori precari contrattisti in forza agli organici dell'ASP 3 Catania che da ormai un anno attendono l'espletamento delle procedure ai fini della gognata stabilizzazione, in parole semplici della trasformazione dei loro contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. In tutte le strutture dell'ASP Etnea sono all'incirca 80, di cui una ventina solo a Caltagirone. A sollevare il caso è Giuseppe Buccheri, sindacalista RSU della CISL, che nel chiedere una risposta al commissario straordinario dell'ASP ha illustrato tutti i passaggi burocratici che dal 2011 a oggi avrebbero dovuto garantire la stipula dei nuovi contratti. Il sindacalista RSU della CISL sostiene che l'accordo ai fini della stabilizzazione fu raggiunto nel 2011. Nel 2012 erano attesi i primi 48 contratti, seguiti da altri 8 per anno nella misura del 10%, sino a giungere all'esaurimento della graduatoria. Invece nulla di tutto questo. Alla base del dissenso ci sarebbe l'avvenuta pubblicazione di un decreto nazionale che non è stato ancora recepito dalla regione siciliana. Questi, insomma, i motivi del contendere che non trovano per ora una risposta da parte dei vertici dell'ASP ai quesiti sollevati dal sindacalista di Caltagirone.